certo che ancora il 4 di agosto leggo sul giornale che c'è un certo Aldo Rossi, mi pare, un altro Taglianel, no? Che parla della storia del Trentino, che dà fastidio che i Suzzen gli metta le croci dove che stai caduti dei Stan Suzzen durante la prima guerra. Allora mi domando, è bello che sembra che sia nato in Trentino anche sto qua. Purtroppo ho avuto la sfiga di una scuola italiana, andò che la storia ne l'insegna, lei che mi pare che mette su le foto con una divisa militare, non so se la dell'aeronautica, cosa che lei, allora te ha la bandiera italiana colorita nella testa, perché fa il giuramento, naturalmente, non può mica tradire, andò che la giurando, chi che dà la paga, allora se vede che probabilmente farà col mister B, o sarà in pensione con quei soldi lì. Ma quel dì che non ti tiri più la pensione da sta benedetta Italia, te? Aldo Rossi, la sarà dura a parlare bene dell'Italia. Mi pare che non è che valga la pena vantarsi di essere italiani. Ti dà fastidio se i Suzzen vogliono ricordarsi un po' la sua storia di quanti che morti per difendere il popolo tirolese che era dentro anche ai Toavi. Allora se te sei nato chi? E gli sbaranzò, ricordatelo. Ma non è questione di ricordarsi, è questione di chi che sbarà. È questione di ricordare chi è morti su quei confini. Se dopo se vadrei anche al vecchio confine, ma fate una passeggiata, perché i cipi dei confini li ancora tutti, Guarda chi è anche su per Folgaria, la Varon, i gaming solo a Borghetto, i cipi dei confini, i ancora. Ti dispiace? Se avevi un confine che non è quello dell'Italia, che ti tanto te ami, no? Sei un amante d'Italia, ma tasi. E i giornali italianei, l'Adige, il Trentino, sti qui, che da spazio stasano qua. Non bisogna dare spazio alla verità storica, non possiamo sapere allora tutti i prigionieri di guerra che morono nelle carceri italiane, che lo Stato italiano che è ancora il segreto di Stato a Roma. Aldo Rossi, vado domande che mo, chi tira via il segreto di Stato? Come mai che nelle carceri italiane morti i prigionieri di guerra? Trentini? E parlando di oltre 4.000 morti? E non si sa, sulla Ginara, ti dico un posto, vazzò domande che l'archivio di Stato invece perdete tre o le croce che metterai Suzzen, o te volerai chi mette le statuette di Maometto fra un po', no? Lungo i nostri confini, perché a te ne era bene i kebab, allora. Non te va bene che gavente una storia, noi gavente una storia, e noi sentirò leggi, ricordatelo. È meglio non cazzarsela, lasciamo perdere, quando l'ignoranza storica è così dilagante, è pazzesca, no? Che dopo vuol passare in prima persona a scrivere al Presidente della Repubblica, ostissima Madonna, i trentini si sente tirolesi. Dite sarà in Taglianel, fa la valise, manzocca è meglio, perché chi non ne aveva bisogno di italiani, questo vi dovevo.